Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo parlando della carta di Pescara. Per capire di cosa si tratta siamo stati questa mattina in un convegno che si è tenuto presso la direzione generale della Fater e tra gli invitati c'era il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Vicepresidente Lolli, oggi in Fater si parla di sostenibilità, di buona impresa, un progetto, questo la carta di Pescara, sicuramente importante. Insomma, io sono molto orgoglioso, diciamo impegnato, perché è un po' la prima volta che in Abruzzo si riesce a creare una rete così consistente tra tutte le università, i centri di ricerca e tutte le imprese principali. E ci stiamo dando una strategia. Lo facciamo insieme, questa è la parola chiave, perché una strategia di politica industriale innovativa come questa non è che se la può dare la regione da sola, deve mettere in campo i protagonisti, affidare a loro, naturalmente poi riservandosi di fare la sua parte, certo. E noi stiamo scegliendo di far diventare il territorio abruzzese, che è un territorio bellissimo dal punto di vista naturalistico, ma anche per fortuna ricco di imprese importanti, il posto d'Italia in cui si spinge di più sulla sostenibilità industriale, sulle imprese sostenibili. Sostenibilità significa ricerca, non solo procedure, significa tecnologie, innovazione, e noi sosterremo, la carta di Pescara questo rappresenta, sosterremo finanziariamente, economicamente, fiscalmente, come contenuti procedurali, come accesso ai bandi, le imprese che si mettono in questa traiettoria. Però il vicepresidente Lolli nella vita di tutti i giorni si occupa invece di quelle vertenze che purtroppo vedono tanti abruzzesi perdere quotidianamente il lavoro. Questa battaglia non può essere fatta solo difendendosi, si può fare solo attaccando anche, cioè contemporaneamente noi dobbiamo spingere le imprese più importanti, più forti, perché nella forza delle imprese che possono crescere c'è anche una parte delle soluzioni per le imprese che stanno in difficoltà. E ora parliamo di occupazione. Secondo il segretario generale della CGIL Abruzzo, la ripresa riguarda solo le grandi aziende, mentre le piccole e medie imprese continuano a soffrire la crisi. All'Aquila il processo di ricostruzione, dice, è ben avviato, ma manca la spinta per le attività produttive che creano lavoro. La ripresa è solo parziale. I dati di Banca d'Italia e Cresa parlano da tempo di ripresa. Secondo i sindacati invece le difficoltà permangono, anche perché i settori trainanti riguardano sempre le grandi aziende e non le piccole e medie di cui è composto l'Abruzzo. C'è una parziale ripresa. Questa parziale ripresa riguarda in particolare alcuni settori che toccano in particolare le aziende più grandi. Il problema è che l'Abruzzo, il tessuto produttivo dell'Abruzzo è fatto prevalentemente da piccole e medie imprese. Per questo c'è bisogno di mettere in campo iniziative, progetti che siano in grado di trascinare nello sviluppo anche le realtà delle piccole e medie imprese di questa regione. Nella realtà aquilana la verità è che il processo di ricostruzione è ben avviato, è vero, ma bisogna incentivare soprattutto le attività produttive. Sono queste che creano occupazione soprattutto tra i giovani. Il percorso per un recupero della città, per gli interventi sulla città, è stato avviato. È stato avviato, bisogna superare ritardi che ancora permangono e soprattutto bisogna accelerare i tempi per un recupero totale delle attività e dello sviluppo economico, per dare lavoro, per dare prospettiva in particolare ai tanti giovani che si rischia di perdere, di allontanarli. In Abruzzo rimane alta la piaga del caporalato, la CGIL da tempo ha avviato una campagna contro lo sfruttamento. Come si sa, noi abbiamo avviato come CGIL una grande campagna contro la schiavitù e contro il caporalato. Per dare una prospettiva c'è bisogno di dare qualità al lavoro e di rispettare diritti. I giovani, i lavoratori, gli immigrati non possono trovare i caporali, devono trovare le strutture pubbliche, per esempio il collocamento, che siano in grado di indirizzarli ad attività lavorative. Devono trovare strutture pubbliche in grado di costruire con loro un percorso. Non possono trovare i caporali. C'è bisogno di qualità del lavoro e c'è bisogno di diritti. In questo sta il cuore della nostra campagna sulla nuova Carta dei diritti. Ed ora la cronaca. Un tragico incidente nella notte è costato la vita a Roberta Smargiassi, 34enne vastese. La giovane si trovava ad attraversare l'incrocio tra Corso Mazzini e via Giulio Cesare in sella al suo scooter Yamaha quando si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un giovane. La ragazza si è schiantata contro il semaforo che regolava l'incrocio, ricadendo pesantemente sull'asfalto. Dopo l'impatto con la moto, la Punto ha impattato una Renault Clio in transito. I carabinieri, i vigili del fuoco
fuoco del comando di Vasto sono intervenuti sul posto insieme ai medici del 118 che hanno soccorso la giovane deceduta in ospedale subito dopo il ricovero. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da ricostruire. Intanto i guidatori delle due autovetture sono stati sottoposti agli accertamenti del caso e il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi. I carabinieri del nucleo operativo di Vasto hanno arrestato ieri in provincia dell'Aquila Berardino Daloia, 25 anni, originario di San Severo in provincia di Foggia, ritenuto uno dei componenti della banda che lo scorso 11 aprile rapinò poco prima dell'orario di chiusura la gioielleria Sarni Oro nel centro commerciale Il Pianeta di Vasto, che fruttò un bottino di circa mezzo milione di euro. Il ritrovamento dell'auto usata per la fuga, una Alfa Romeo Giulietta di colore rosso, risultata poi rubata in febbraio a Termoli, ha indirizzato le indagini fino a individuare un punto di appoggio proprio a Vasto, preso in affitto dall'arrestato. A seguito della perquisizione del locale, i carabinieri hanno rinvenuto prove che dimostrano in maniera inequivocabile che la rimessa era stata utilizzata dai rapinatori come base logistica. E poi ancora un furto nella filiale della Banca dell'Adriatico di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila, è avvenuto la scorsa notte intorno all'1:30. I ladri hanno smurato e portato via il bancomat installato su Via Roma. Il bottino ammonta a circa 70.000 euro. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri della locale compagnia, il comando era composto da più persone che hanno agito utilizzando due macchine. Nel frattempo sono al vaglio degli inquirenti le immagini di che sono state estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. Stati generali della protezione civile, se ne è parlato oggi a Pescara, vediamo. Stati generali della protezione civile a Pescara, si punta sulla formazione e sulla comunicazione, Mazzocca soprattutto. Rispondendo a un'esigenza che ci proveniva dal mondo del volontariato in maniera abbastanza diffusa, riusciremo attraverso l'attuazione di questo progetto a formare circa 120 volontari che a loro volta si occuperanno della formazione di primo livello nei confronti dei colleghi che sono sul territorio. Il tema della comunicazione in ambito di prevenzione e protezione civile è quanto di più importante. È un'attività su cui sta investendo molto il Dipartimento Nazionale, su cui dobbiamo fare ancora un po' di strada, nonostante il nostro sistema italiano è preso ad esempio in tutto il mondo per caratteristiche di efficacia ed efficienza che riesce a denotare nel momento in cui è in campo. Però affinché la comunicazione vada qualificata, ovvero viene resa più puntuale, più circoscritta all'ambito in cui la ricezione deve avvenire e quindi più congrua e calzante alle esigenze di quel particolare frangente, sia in caso di prevenzione ma anche in caso di emergenza, ecco, riteniamo di, se non di colmare una lacuna, comunque di proseguire su una strada che ci è stata fra l'altro indicata anche dal governo nazionale oltre che dalla Unione Europea. È stato domato l'incendio che nella tarda mattinata ha investito una zona della collina di San Silvestro nella parte sud del comune di Pescara al confine con il territorio di Francavilla al Mare. Il grosso lavoro dei vigili del fuoco del comando di Viale Pindaro ha evitato che le fiamme potessero lambire alcune abitazioni vicine. Per oltre 3 ore hanno operato diverse squadre di vigili coordinate anche da un elicottero in zona. Sono presenti alcuni ripetitori televisivi, non ci sono stati danni tuttavia. E ora parliamo di ricostruzione, altri 80 milioni di euro per il 16° elenco appena pubblicato, ma l'assessore comunale Pietro Di Stefano chiede maggiore coordinamento tra gli uffici e parla anche di pratiche presentate incomplete. Certi ritardi tuona, sono inaccettabili. Quasi 80 milioni di euro per il 16° elenco che è in pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila. Uno sprint delle ultime ore ha permesso di raggiungere questa cifra rispetto a quella di scarsi 50 milioni annunciata tempo dietro.
Continuo a pensare, ha detto l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, che abbiamo ancora una produzione insoddisfacente e di questo stato di cose la maggiore responsabilità è da attribuire al fatto che vengono presentate pratiche incomplete, per le quali devono essere chieste le integrazioni che non sempre vengono consegnate integralmente nei tempi previsti. Spero che il nuovo ufficio per la consegna dei progetti, parte seconda, serva ad ovviare, ha detto ancora, a tale situazione, rifiutando le pratiche che ad un primo esame al momento della consegna si rivelano incomplete e lacunose. Serve anche un migliore coordinamento tra gli uffici del Comune e quelli dell'USRA, perché il continuo rimpallo dei documenti, in qualche caso incomprensibile, produce un allungamento dei tempi non giustificabile. Sono deciso nel pretendere dai dirigenti di ambo gli uffici l'emissione di provvedimenti che combattano questa soffocante burocrazia, ha tuonato Di Stefano. Bisogna anche dire, a discolpa di chi opera, che la complessità delle pratiche, insieme con i ritrovamenti di carattere culturale e storico che spesso affiorano nelle indagini di progetto, comportano una revisione del contributo per assicurare una migliore qualità dell'intervento di recupero. Sul sito del Comune verrà anche pubblicato da lunedì l'elenco dei progetti parte seconda che possono essere presentati direttamente al nuovo ufficio di via Vezzano 11, dove è possibile anche ritirare le credenziali per la presentazione online. L'elenco si riferisce ai comparti della città capoluogo, mentre il precedente, quello prossimo di fine settembre, riguarderà esclusivamente le frazioni. I comparti interessati in questo elenco sono Santa Giusta, San Pietro, San Marciano e Sant'Andrea, via 20 settembre, Borgo Rivera e Villa Gioia. Cyberbullismo, sexting e adescamento online sono i nuovi pericoli che arrivano dal web e dall'utilizzo sempre più diffuso dei social. A Pescara, in un convegno organizzato dal sindacato di polizia SIULP, si è discusso di come combattere questo grave fenomeno. Il 91% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni utilizza social network e pressoché la stessa percentuale connesso ad internet con smartphone. I dati quindi rendono evidente quanto sia potenzialmente devastante e socialmente pericoloso il fenomeno dell'odio via rete, l'intolleranza e la violenza che si diffondono tramite il web. Il cittadino non è un mero spettatore o un fruitore di questo servizio, ma è un protagonista al pari con gli appartenenti alle forze dell'ordine. La Regione Abruzzo, grazie ad un progetto europeo, ha studiato dei moduli che sono online sul sito lightonproject.eu che servono alle vittime, di eventuali vittime di cyberbullismo. Un fenomeno che assume diverse connotazioni e sfumature a seconda del contesto in cui si sviluppa. A scuola, ad esempio, il 52% dei dirigenti scolastici ha affrontato problemi di bullismo digitale. Il convegno organizzato dal SIULP, sindacato di polizia, all'Aurum di Pescara ieri, è intitolato L'odio in rete, violenza e intolleranza nell'era digitale, ha cercato di mettere sul tavolo gli strumenti per prevenire i vari fenomeni di violenza. Spesso, soprattutto quando ci si rivolge a ragazzi, adolescenti, studenti, ci rendiamo conto che non hanno la consapevolezza di ciò che può accadere, quindi non hanno la consapevolezza del non buon uso dello strumento internet, del web. Abbiamo voluto appunto organizzare questo convegno per dare spazio a un dibattito. Parliamo delle generazioni giovani, dei ragazzi che si confrontano e che si confrontano sempre con dei livelli di violenza più elevati. Un sistema di videosorveglianza collegato con la centrale operativa della Direzione Marittima di Pescara, a idearlo l'area marina protetta del Cerrano, che punta a tutelare l'ambiente con una innovazione in ambito nazionale. Un occhio puntato sul mare 24 ore su 24, il primo caso in Italia a metterlo in campo è l'area marina protetta del Cerrano. Grazie alla firma di una convenzione tra il comando della Direzione Marittima dell'Abruzzo, del Molise, delle Isole Tremiti e l'AMP. Il tutto reso possibile dal finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente per l'acquisto del sistema di videosorveglianza. Questo è un supporto che va sia per la sicurezza del mare, per il controllo del territorio, perché comunque è un'area importante di cui noi teniamo fortemente come Regione Abruzzo, tant'è vero che abbiamo messo sia anche sul Porfes ma anche sul Masterplan dotazioni importanti economiche, perché sempre di più riteniamo che bisogna riprendere quello che è la Regione Abruzzo dei parchi. Un filo diretto tra le sale operative che potrà così contrastare l'ingresso di qualsiasi tipo di imbarcazione all'interno del confine della riserva, rivolta anche alla querela con i pescatori che rivendicano un territorio strappatogli di mano.
Sì, la vicenda è un po' complessa perché diciamo, già dall'istituzione dell'area marina protetta del Torre del Cerrano si sono create delle contese con il ceto peschereccio perché si è andata a sottrarre per alcuni tipi di pesca una vasta area e i contrasti continuano un poco, spesso ci sono delle azioni eclatanti da parte dei pescatori per cercare di rimpossessarsi di quell'area e credo che bisogna trovare delle forme intermedie per assicurare comunque a chi lavora il perseguimento delle proprie attività e nello stesso tempo mantiene la tutela dell'area marina protetta. E continuiamo a parlare di sicurezza in mare con un protocollo con la Capitaneria di Porto per garantire appunto la vigilanza sulle spiagge libere del litorale. Saranno i volontari della Scuola Italiana Cani da Salvataggio a presidiare i bagnanti ogni weekend. Estate all'insegna della sicurezza anche nelle spiagge libere. Come ormai avviene da diversi anni, a vigilare sull'incolumità dei bagnanti ci sono le unità cinofile della SIX, la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, che insieme ai propri compagni umani presidierà nei weekend il litorale. La sicurezza. Purtroppo certe volte la distrazione, compreso anche noi adulti, quindi noi genitori, noi zii, noi sorelle, fratelli, lasciamo i bambini un po' troppo nella libertà perché la spiaggia, per quanto possa essere un luogo di gioco, è anche un luogo pericoloso e come tutte le cose il mare va molto rispettato. Appello alla prudenza e alla responsabilità alla luce dei dati registrati sia a livello nazionale che regionale. Ecco dunque alcune accortezze da rispettare in mare. Attenzione ai bimbi che sono in prossimità dell'acqua. Attenzione sempre, cioè l'allerta deve essere sempre alta, soprattutto non farli immergere dopo che hanno mangiato, tenerli d'occhio quando giocano in riva a fare i castelli, che per carità sono giochi ludici e i bambini hanno bisogno di questo, degli spazi di libertà, però noi adulti che siamo responsabili e avvertiamo il pericolo, un occhio in più fa sempre bene. La sveltina è servita, il sindaco Alessandrini tenta di far partire i lavori carbonari per l'allestimento del nuovo mercato abusivo degli extracomunitari sotto il rilevato ferroviario, spendendo i 50.000 euro erogati dal governatore D'Alfonso. Lo denunciano il capogruppo di Forza Italia alla Regione Lorenzo Sospiri e l'intero gruppo consigliare in Consiglio Comunale di Pescara, dicendosi pronti alla mobilitazione per fermare il progetto. Se il sindaco vuole mettere un mercato sotto il rilevato dovrà portare in consiglio comunale la delibera per la variazione della destinazione d'uso del tunnel, dicono gli azzurri. In caso contrario alzeremo barricate per imporgli il rispetto della legge, interessando subito il prefetto Provolo, pronti a ricorrere anche agli organi giudiziari, concludono gli esponenti di Forza Italia. Ora ci spostiamo a Teramo. Il neo assessore comunale alla cultura Marco Chiarini ha delineato le linee programmatiche che connoteranno l'azione amministrativa nel suo settore di competenza. Quando non ci sono i soldi, a quel punto bisogna andare alla ricerca di ciò che non ha un costo, che sono le idee. Non ha un costo, ovvero è un qualcosa che può essere trovato unendosi, confrontandosi e coinvolgendo i migliori che ci circondano per trovare la maniera per scoprire dove sono i soldi poi da recuperare. Questo è il punto. I soldi non ci sono dove li abbiamo sempre cercati, sono altrove. Allora uniamoci, capiamo come fare e andiamoli a prendere. E dove ci uniremo e dove ci confronteremo? Dentro l'ipogeo, che nell'arco di 2 mesi, fine settembre, deve aprire e deve accogliere tutte le istanze culturali, le idee, le proposte folli, le mattità più incredibili che possono essere organizzate, strutturate ed essere portate poi da chi veramente attende, uno per tutti l'Europa, di poter destinare dei contributi. Purtroppo un atteggiamento classico di tutte le province, dal Minnesota a Teramo, eccetera, qual è? Quello di svilire tutto ciò che abbiamo, ma anche in famiglia, svilire la nonna che canta in dialetto, poi si va all'università, sentiamo quelli del Salento che cantano in dialetto e diciamo ma mia nonna, ma mia non lo faceva, io la trattavo male. Quindi risvegliare l'orgoglio e l'identità,
che c'è nel teramano, che a Teramo avviene durante la Coppa Teramina, c'è questo orgoglio. Okay, sentiamo la città viva, potentemente viva, e siamo orgogliosi da tempi, da quando sono piccolo sono orgoglioso di avere questa manifestazione, e poi una settimana dopo si ripiomba nel criticare assolutamente qualsiasi cosa che ci sta ed è giusto, ma per non avere poi una proposta conseguente a questa critica. La comunità montana Gran Sasso, in collaborazione con il consorzio BIM e la DMC Gran Sasso Laga, presenta il cartellone unico degli eventi nel comprensorio fino al 31 agosto e estate tra le valli del Gran Sasso. Dal 1 luglio al 31 agosto è estate tra le valli del Gran Sasso. La comunità montana Gran Sasso presenta infatti il cartellone unico degli eventi culturali ed enogastronomici che animeranno nella stagione 2016 il comprensorio che annovera 10 comuni dell'entroterra: Arsita, Castelcastagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola, Montorio, Pietracamela e Tosicia. Abbiamo riunito i sindaci che fanno parte dell'ex comunità montana e abbiamo detto, ecco, per cercare di tra luglio ed agosto di mettere in rete le migliori manifestazioni che ogni comune ha. E siamo riusciti a creare questo programma che adesso andrà in rete tramite la DMC, tramite tutti gli enti promozionali, e quindi presenteremo tutte le manifestazioni che vengono fatte con molta difficoltà, vengono fatte all'interno della vallata del Gran Sasso. Questo è un inizio, stiamo discutendo ancora di quello che succederà ad esempio su Open Day, dove insieme si continuerà a fare questa attività, però è un grande segnale per il territorio, cioè finalmente un po' di persone hanno capito che bisogna lavorare insieme. Lavorando insieme si arriva anche al turista, quindi questa sarà la grande strada. A fianco a questo c'è la DMC della quale io sono presidente, la DMC del Gran Sasso Laga, che va a coinvolgere non gli enti ma gli operatori, e quindi insieme a questo calendario c'è un altro calendario fatto dagli operatori che danno ulteriori opportunità al territorio e ai turisti. Apriamo la pagina dello sport. Weekend di lavoro per i dirigenti del Pescara che aspettano entro domani la risposta del difensore albanese Ageti. Nelle prossime ore si attende anche l'arrivo in città del neo biancazzurro Biraghi. Oggi ascoltiamo il team manager Andrea Gessa. Il team manager del Pescara, Andrea Gessa, ha già al lavoro per preparare questa stagione. Andrea, una stagione importante, impegnativa per te, anche da un punto di vista professionale sicuramente fondamentale, perché sarai il team manager del Pescara in Serie A. Sì, certo, è stato un salto grandissimo in un anno, già appunto ritrovarmi in Serie A, gestire un gruppo importante, è veramente un grande orgoglio, una grande responsabilità che spero appunto di poter onorare. Siete al lavoro, campagna abbonamenti, allestimento del ritiro, tu ti sei interessato molto anche dell'aspetto ritiro a Palena, il Pescara lavorerà 3 settimane, una location che voi avete individuato come location ideale per lavorare proprio nel ritiro precampionato. Sì, assolutamente, sia come strutture che come ricettività sono comunque all'altezza e soprattutto hanno una grande disponibilità, una grande passione per questi colori, e noi abbiamo scelto di premiare questo fatto più che appunto la struttura in sé. Il 3 agosto ci sarà questa gara a Vicenza, il trofeo Morosini, e ci sarà anche questo scambio ideale di maglie tra Pescara e Vicenza, perché verrà festeggiato anche il quarantennale del gemellaggio tra i tifosi del Pescara e i tifosi vicentini. Sì, io credo che i tifosi pescaresi e vicentini stiano dando dimostrazione all'Italia e forse anche di più che si possa essere tifosi ma nello stesso tempo anche amici. Questo credo che sia un gemellaggio bellissimo, non solo appunto nell'Italia stessa, ma che possa essere d'esempio anche al di fuori.
Per quanto riguarda la Lega Pro, è stato diramato il calendario delle amichevoli del Teramo, prima uscita ufficiale in programma il 24 luglio alle ore 17 a Palena contro il Pescara, il 28 luglio alle 18 al De Marsi di Avezzano, seconda uscita stagionale contro i biancoverdi marsicani, il 31 luglio esordio in Coppa Italia con un avversario da definire attraverso sorteggio, il 4 agosto al Bonolis amichevole con l'Alba Adriatica con orario da definire, il 7 agosto sempre al Bonolis amichevole con avversario da definire vincolata all'esito dell'esordio di Coppa Italia. Per la Serie D invece è Massimo Morgia il nuovo allenatore dell'Aquila, l'annuncio questa mattina sul sito ufficiale della società. Eccolo qui Massimo Morgia che sarà presentato in conferenza stampa martedì prossimo 5 luglio alle ore 14:30 nella sede dell'Aquila Calcio presso il complesso Gran Panorama. Cambiamo disciplina, parliamo ora di pallanuoto con la nazionale italiana che è in raduno a Pescara fino al 6 luglio per preparare le Olimpiadi di Rio. Oggi hanno fatto una merenda in una bottega a Pescara in Viale Marconi. Abbiamo ascoltato, abbiamo avvicinato il CT Sandro Campagna. Sì, manca tanto Pescara nel panorama della pallanuoto italiana. Ha vinto tanti scudetti, ha rotto l'egemonia del Posillipo, del Savona negli anni 90, è stata campione d'Europa e soprattutto ha giocato forse il miglior giocatore di tutti i tempi della pallanuoto che risponde al nome di Manele Stiarte. È un vero peccato, mi auguro che ci siano le condizioni nel prossimo futuro per rivederla in Serie A, perché ha cultura sportiva questa città, ha cultura pallanuotistica e soprattutto è dotato di un impianto che è bellissimo, sia il pallanuoto coperto che la piscina scoperta possono contenere tantissimi spettatori e quindi mi auguro che possa la pallanuoto ad alto livello ritornare qui a Pescara. Siete qui in Abruzzo per preparare le Olimpiadi di Rio, che Italia si presenterà in terra sudamericana? Ma un'Italia sicuramente intraprendente, un'Italia che sa quello che vuole, che sa che il percorso olimpico è veramente sempre molto difficile, molto competitivo, ci sono tante squadre che lotteranno per il titolo o per il podio. E tra queste ci saremo anche noi, andremo con grande disinvoltura, senza grandi pressioni, ma con tanta voglia di far bene. La condanna, tra virgolette, dell'Italia è sempre quella, nella pallanuoto come nel calcio, di dover vincere? Allora, questi sono luoghi comuni, non è che si può sempre vincere, certamente noi entriamo in piscina sempre con questa ambizione, tu la devi avere questa ambizione, poi ci sono anche gli avversari, sono anche molto molto forti, forse anche individualmente più forti dell'Italia. Dobbiamo fare qualche nome per esempio? Serbia su tutte, poi Ungheria, Croazia, Montenegro, Grecia, Italia, Stati Uniti, Spagna. Ecco, ti ho detto sette squadre che saranno competitive per i giochi. Nel prossimo servizio parliamo di Coppa Inter Amia che prenderà il via martedì prossimo. Quest'anno abbiamo cercato con grande difficoltà, naturalmente, visti i tempi in cui viviamo, di arricchire ulteriormente la Coppa Inter Amia con iniziative di carattere culturale ma anche sociale. Abbiamo badato un po' di più, abbiamo prestato più attenzione al territorio con un'escursione, con la valorizzazione, esposizione di prodotti tipici locali, dell'artigianato, della gastronomia, eccetera. E c'è un coinvolgimento maggiore di associazioni teramane nella realizzazione di tante iniziative. Il mondo in una città, ricordiamo i numeri di questa 44esima edizione. Sulla carta sono 132 squadre di 32 nazioni, però le nazioni rappresentate sono 41 perché ci sono arbitri, giocatori. Poi abbiamo creato una squadra universitaria composta da giocatori di varie università, alcuni dei quali sono studenti dell'ultimo anno di scuola superiore che hanno intenzione di rimanere a studiare a Teramo e giocare magari con le squadre di Teramo e i campionati. Le altre collaborazioni quest'anno? Ci sono gli enti, il comune che fa sempre il suo dovere dandoci tutte le strutture, facendo salti mortali, non potendo intervenire in termini economici, ma poi c'è anche la Fondazione Tercas. Stiamo per realizzare un progetto di carattere sociale che riguarda un po' la disabilità, il disagio giovanile, le problematiche degli anziani. Abbiamo coinvolto anche queste associazioni in questo progetto che vedrà, per il quale abbiamo previsto una serata particolare.
All'interno della Coppa l'organizzazione ha avuto la spinta in più di inserire un filo conduttore che si sposta sull'inclusione e sul sociale. Questo darà modo intanto ai meno fortunati di partecipare all'evento ed è una cosa estremamente importante, ma credo che ci sia una reciprocità anche agli sportivi che partecipano di vedere, di verificare che la loro posizione è una posizione che può essere integrata anche con chi in realtà non riesce a fare sport a questo livello, e quindi credo che sia quest'anno soprattutto si colga in pieno quello che è l'obiettivo della Fondazione: coinvolgimento delle associazioni locali, inclusione, possibilità di integrazione anche davanti a delle difficoltà. Domani a Montorio al Vomano si correrà il secondo slalom del Gran Sasso, manifestazione ludico-amatoriale organizzata dall'Associazione Autodromo in collaborazione con la Lega Nazionale WISP Automobilismo e Vibrata Racing Club. Torna la manifestazione ludico-amatoriale a cura dell'Associazione Autodromo del Gran Sasso. A Montorio al Vomano, il 3 luglio, si corre il secondo slalom del Gran Sasso. Gara di regolarità che vedrà impegnato il centro storico di Montorio al Vomano per la parte, diciamo, del paddock, che, diciamo così, dove le macchine saranno in bella vista da parte di tutti, e poi la parte invece dello slalom che si terrà invece nella strada che porta da Montorio alla frazione di Faiano, e sarà lì che si svolgerà lo slalom, quindi con tutti i visitatori che si potranno dislocare sul percorso. Inizio alle 8 in piazza nell'altra piazza Largo Rosciano con i briefing e box ed officine mobili. In piazza Orsini ci saranno degli allestimenti di stand nell'ambito motoristico di aziende inerenti al campo del motorsport. Praticamente le auto inizieranno a percorrere la piazza Orsini dalle 10.30, orario di inizio della prima manche. Da lì ci sarà anche la seconda manche durante la mattina, pausa pranzo, e poi si riprenderà il pomeriggio alle 15.30 con la seconda e la terza manche. Alle ore 18.30 avremo la premiazione dei piloti. Quindi una giornata importante che si fa legare a quelle che sono poi le attività di questo fine settimana, che saranno ricchissime a Montorio al Vomano. Sicuramente i montoriesi non si annoieranno. Finisce qui la terza edizione del TG6, che tornerà lunedì alle ore 14. Nel frattempo buonanotte e buona domenica.